Il disastro dell'immigrazione, il disastro delle pensioni, ora sono buoni tutti a prendersela con i governi precedenti, a prendere in giro Berlusconi che inciampa, sviene dappertutto, o Monti e la Fornero che si vedono bocciare la legge sulle pensioni dalla Corte Costituzionale. Era un po' più difficile farlo quando erano tutti al potere, tutti li incensavano, sembra passato un secolo, invece era pochissimo tempo fa. Nel 2008, tanto per riepilogare qualcosetta, Berlusconi e Bossi hanno vinto le elezioni per l'ultima volta e sono tornati al governo per la terza volta, e il Corriere della Sera, per la penna di Angelo Panebianco, scriveva che Bossi ha cresciuto una classe dirigente locale di giovani amministratori spesso abili, capaci di tenersi in sintonia con le domande dei loro amministrati. Stava parlando, ma ancora non lo sapeva, della Lega del Trota e di Cota, il primo che usava i rimborsi pubblici per farsi la laurea falsa in Albania e il secondo che si faceva pagare dalla regione Piemonte persino le mutande verdi comprate in una missione istituzionale a Boston, primo caso di mutanda parastatale della storia d'Italia. Ma subito dopo le elezioni, appena saputo chi aveva vinto, anche Stefano Folli sul Sole 24 Ore si estasiò. Tutto, scrisse, Berlusconi è il leader che rappresenta la sintesi di un paese moderato ma voglioso di modernità, e la Lega ha fatto della Lombardia e del Veneto quasi una seconda Baviera, con Bossi nei panni che furono di Strauss e di Stoiber, anche loro evidentemente indossavano mutande verdi parastatali. E quindi, disse Folli, il Partito Democratico non deve opporsi al governo Berlusconi-Bossi, assolutamente, non è più tempo di tensioni e conflitti, ci vuole un senso di responsabilità nazionale che coinvolga sia la maggioranza sia l'opposizione, un'opposizione che deve essere costruttiva, disponibile a condividere il sentiero delle grandi riforme. Persino Repubblica nel 2008 aveva mandato in prescrizione il conflitto di interessi, scriveva Massimo Giannini, la maggioranza degli italiani ha deciso di sanare con la legittimazione del voto, che equivale ancora una volta a un condono tombale, le inadeguatezze, i conflitti di interessi, le traversie giudiziarie di Berlusconi. Le prime mosse del Cavaliere sembrano concilianti, dice di volersi consegnare alla storia come uno statista, contiamo sulla sua sincerità, conviene a lui se vuole davvero ascendere al soglio del Quirinale, una minaccia pazzesca dalle colonne di Repubblica, ma soprattutto conviene all'Italia. Poi per fortuna ci ha pensato Berlusconi a farci capire quali grandi riforme aveva in serbo: il lodo Alfano, il processo breve, lo scudo fiscale, la legge Bavaglio sulle intercettazioni, la legge salva Rete 4. Si vedeva proprio occhio nudo che era cambiato ed era diventato uno statista. Presidente, da lei mi farei veramente toccare, squittì Valentina Vezzali, campionessa olimpionica di Fioretto a Porta a Porta. Berlusconi preferì evitare, anche perché c'erano le telecamere accese. Indovinate adesso chi è questo, se siete capaci, questo è meraviglioso. Berlusconi ha portato la pioggia in Puglia, Rain Man. Ecco, questo era Raffaele Fitto, che adesso naturalmente la pioggia gliela darebbe sulla testa. E sentite quest'altro, sono unilateralmente innamorato di Silvio Berlusconi. È Alfano questo, anzi era Alfano, tenerissimo all'epoca. Una giovane deputata di Forza Italia, Barbara Mannucci, giurava: starò con Silvio fino alla fine, farò come Claretta Petacci, che decise di stare accanto al suo Benito fino alla fine e morì per lui. Silvio è un amore incrollabile, la fede e la luce, provo tristezza per chi gli ha voltato le spalle, sarò sempre qui a sostenerlo, sempre, mica tanto, perché 3 anni dopo era già passata con Salvini, perché, dice adesso la Mannucci, Salvini è come Silvio nel 94, è da allora che non sento tanto calore. Allora, cioè nel 94, la Mannucci aveva 12 anni e già sentiva caldo, sono caldane preventive. Berlusconi dava dell'abbronzato a Obama appena eletto e tutto il mondo insorgeva, tranne uno, Sergio Romano, che sul Corriere della Sera scriveva, battuta bonariamente ironica, scanzonata e piuttosto divertente, infatti al raduno del Ku Klux Klan ancora adesso se la ridono di gusto. A Domenica Inn il mago Silvan fece invece una battuta davvero scanzonata e bonaria, disse, questa bacchetta magica la presteremo a Berlusconi. In studio calò il gelo polare, Lorena Bianchetti, la conduttrice, rischiò lo svenimento e in stato di ipossia riuscì a esalare, bianca come un cencio, una immediata presa di distanze. La tua battuta è assolutamente personale, detto a Silvan e alla sua bacchetta magica. Colgo l'occasione per ringraziare le istituzioni per il loro grande impegno concreto e la grande unità. Poi l'hanno portata via perché è svenuta. Berlusconi infilò a un certo punto una bestemmia in una barzelletta sugli ebrei. E chi lo ha difeso? Un cardinale, Rino Fisichella. Bisogna sempre saper contestualizzare le cose. Parola del
presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e della contestualizzazione delle bestemmie. Poi, dopo 3 anni di catastrofi e scandali, il cavaliere andò finalmente a dimettersi e qualcuno festeggiò, insomma. Ma Stefano Folli su Sole 24 Ore bacchettò: c'è qualcosa di incivile nell'esultanza di chi riempie i calici per brindare alla caduta del nemico. E lui si è messo il lutto al braccio, si è messo proprio tutto come Totò, no? Listato a lutto, poi è passato a Repubblica. Adesso scrive su Repubblica: qualcuno si è mai scusato di avere leccato Berlusconi, Bossi e compagnia? Nessuno, anche perché erano impegnatissimi a leccare il governo successivo. Quale? No, perché uno dice: caduto Berlusconi, siamo andati a votare. No, cerchiamo di ricordarci. Napolitano decise lui chi doveva governarci, non eravamo maturi per votare e nessuno fece nemmeno una piega, a parte pochi intimi, perché all'epoca non era facile criticare Napolitano. Re Giorgio, che pure di danni ne ha fatti, ha firmato tutte le leggi vergogna, aveva persino costretto Berlusconi a bombardare la Libia di Gheddafi, con i bei risultati che oggi stiamo constatando. Niente, era più infallibile del Papa. Un giorno incontrò il Papa e quando incontrò il Papa, parlo di Napolitano naturalmente, che incontra Papa Francesco, Antonella Rampino sulla Stampa si illuminò di incenso. Si guardano negli occhi, si stringono la mano, si sorridono, non smettono mai di parlarsi. Napolitano accoglie Francesco, che subito si incuriosisce, e quella curiosità fiorisce in sorriso su tutti i volti, anche su quello di Napolitano. Non è solo cordialità e simpatia, è empatia. Le parole dell'uno diventano le parole dell'altro, le emozioni dell'uno sono quelle dell'altro, tant'è che non si riusciva più a capire dove finiva il Papa e dove cominciava il Presidente della Repubblica, erano diventati una cosa sola. Re Giorgio estrasse dal suo cilindro Mario Monti e tutti a incensare Mario Monti, gli stessi che avevano incensato Berlusconi fino al giorno prima, così tecnico, così sobrio, così professore, così bocconiano, così loden, no? Ci fu tutto un inno e una loden. La Stampa di Torino: Varesotto di nascita, Monti è il tipico milanese che non ha mai smesso il rigido, eterno, affidabile e perfino un po' noioso loden di colore blu, sola variante accettabile del classico verde. Il cappotto in loden, del resto, è la vera divisa per i maschi della borghesia milanese di stampo e tradizione calvinista, una borghesia solida e colta. Famiglia cristiana, addirittura, scrisse: chi l'ha visto da vicino assicura che Monti non ha il cerone arancione sul viso e i capelli bianchi erano proprio i suoi, cioè va in giro proprio coi suoi capelli, no? Non è che si mette quelli di un altro, per dire, era un prodigio della natura. Michele Salvati sul Corriere della Sera scrisse: somma gratitudine a Napolitano per aver organizzato un passaggio rapido, quella roba per cui non si va più a votare per decidere il governo, e somma gratitudine a Monti per aver accettato un incarico arduo nello spirito di un moderno cincinnato. Come il dittator romano, anche Monti, esaurito il suo compito, si ritirerà a vita privata. Difficile, anche perché Cincinnato era un contadino, è tornato a fare il contadino. Monti è senatore a vita, per dimettersi dovrebbe spararsi praticamente. Dimettersi dalla vita, così si fa. E Scalfari lo paragonava a Cavour, Minghetti, Sella, eppure Spaventa. Ma sì, abbondiamo. Fulmonti, era tutto un Fulmonti. Signorini, su chi, appena finito di leccare chi sappiamo, fece una rivelazione: la signora Monti è arrivata da Milano a bordo di un sobrio Frecciarossa. Tant'è che Feltri disse: non come quei sobri Frecciarossa un po' pacchiani che usiamo noi, no, proprio rossi. La signora Monti ha un Frecciarossa più pastello, più tenue, no? Un Frecciarosé, potremmo dire. Gliel'aveva fatto Trenitalia proprio per lei su misura. Il sito di Palazzo Chigi, sotto Monti, pubblicava le lettere dei piccoli fans di Monti. Una diceva così, era di un'educatrice scolastica: Lisa, una bambina di 2 anni e mezzo, pensate, 2 anni e mezzo, alla domanda cosa hai visto in TV, mi ha risposto: ho visto il nonno Mario, quello che dice le cose giuste per il futuro, roba da telefono azzurro. Su un sito di incontri erotici, una signorina con 2 belle poppe si fece questo spot invitante: stasera vuoi fare un po' di governo tecnico? Registrati gratis. Il 7 del Corriere della Sera bersagliava Monti con domande proprio tipiche del giornalismo investigativo più feroce: il fiore che le piace di più?
Il colore preferito? Pensare l'imbarazzo di quel povero uomo. Intanto Monti faceva più danni delle cavallette e delle altre piaghe d'Egitto, ma allora era rischioso dirlo, tant'è che il Corriere della Sera attaccava quelli che, pochissimi, che osavano contestare la politica del governo Monti. La Fornero ha portato a termine la sua missione con un coraggio che era mancato ai predecessori. Panorama titolava tutto sulla Fornero, la migliorissima, preparatissima, esigentissima uragano Fornero. La Repubblica, la Fornero in mente una rivoluzione. Il Corriere della Sera, la Fornero indossa un braccialetto in gomma rosa con la scritta «È facile, impossibile, difficile, ne vale la pena», citazione di una poesia di Wisława Szymborska. La Stampa, per superare le leccate degli altri, si vantava di avere anticipato tutti, raccontando nel lontano 1965 la storia di una giovane liceale torinese di 19 anni, studentessa modello, tutti nove in pagella, con un sorriso molto dolce e occhi verdi scuri che riflettono la sua modestia. E chi era questa ragazza prodigio? La Fornero, naturalmente. E queste si chiamano lingue preventive. Uno che prevede già nel 65 che quella diventerà ministro, chapeau. Nel 2010 a Rai per una notte il grande Monicelli, che in questi giorni avrebbe compiuto 100 anni se fosse rimasto vivo, diceva in un'intervista a Stefano Bianchi: in Italia ci vorrebbe una rivoluzione, ma noi italiani non ci siamo portati. Perché? E perché gli italiani vogliono sempre qualcuno che pensi al posto loro. Poi se va bene, va bene. Se va male, lo impiccano a testa di sotto. Slurpa.